Ciao a tutti amici del Libro del Martedì, io sono Chiara, una blogger del libro e questa è la prima volta che giro un video, quindi abbiate un po' di pazienza anche per, mi scuso in anticipo per il tremolio della videocamera. Allora, oggi sono qui per parlarvi di questo libro e ho deciso di parlarvene perché è un libro diverso dal solito, insomma, diverso dalla narrativa che penso più o meno tutti leggiamo frequentemente. È un saggio e mi sembrava interessante potervene parlare e mi sembra anche interessante dirvi come sono giunta alla conoscenza di quest'autore. Praticamente il mio ragazzo stavamo guardando Il Quarto Tipo, un film molto suggestivo che vi consiglio di guardare, in cui si fa riferimento ai Sumeri, cioè questa popolazione che è esistita circa 6.000 anni fa e che aveva delle idee molto simili alle nostre rispetto alla creazione del sistema solare, ma molto diverse invece rispetto alla creazione dell'uomo. Così il mio ragazzo, che conosceva Sitchin, me l'ha consigliato, mi ha regalato questo libro e a me farebbe piacere parlarmene. Sitchin è uno dei maggiori studiosi di archeologia eretica e i suoi libri sono dei best seller in tutto il mondo perché indipendentemente dal fatto che si creda o meno alle sue teorie, comunque l'autore scrive bene e le sue teorie comunque sono affascinanti, almeno a me ha fatto questo effetto. Per capire bene il suo pensiero bisognerebbe partire da un altro saggio chiamato Il pianeta degli dèi. Io sono partita da questo, ma vabbè, dettagli. Qui principalmente si parla della cosmogonia sumera, quindi di come i sumeri interpretarono l'esistenza della Terra. Anche se il libro è intitolato Altra Genesi, in realtà secondo l'autore vi sono molti punti di contatto con la Bibbia. Questi due testi infatti hanno molte cose in comune a prescindere dal fatto che la Bibbia sia in qualche modo una rivisitazione della Genesi sumera, di quella assira e di quella babilonese. In questo saggio sostanzialmente Sitchin dimostra che i Sumeri erano già a conoscenza di varie teorie astronomiche e astrofisiche che invece gli scienziati moderni hanno scoperto solo da pochi decenni. Quindi la domanda che è lecito porsi è come mai questa popolazione così antica sia arrivata prima di noi a scoprire delle cose così importanti. Questo è spiegabile perché essendo la popolazione più antica del pianeta, è molto probabile che sia entrata in contatto con i Nephilim, cioè coloro i quali ci hanno creati. I Nephilim, cioè coloro i quali sono scesi dal cielo sulla Terra, vivevano su Nibiru, un dodicesimo pianeta che oggi non esiste più, di cui comunque recentemente è stata attestata l'esistenza. Vennero qui sulla Terra in primo luogo per estrarre l'oro, in quanto gli serviva per salvaguardare il loro pianeta, e poi ci crearono e ci donarono le loro conoscenze, che poi abbiamo perso in quanto la popolazione sumera si è estinta, diciamo così, in maniera improvvisa e non si sa nulla al riguardo. E Sitchin quindi in questo libro ci mostra varie teorie che sono state scoperte dagli scienziati moderni recentemente e di cui già i Sumeri erano a conoscenza, come ad esempio l'importanza e la presenza dell'acqua in tutti i pianeti. Cita degli studi che sono stati fatti su Eva, cioè la prima donna da cui discendiamo. Infatti, secondo i Sumeri, i Nephilim ci hanno creato attraverso delle tecniche di fecondazione in vitro e di manipolazione genetica. Quindi tutto questo è già presente nella Genesi sumera. Quindi Sitchin dice: perché scartare a priori la veridicità di questa Genesi? Insomma, perché non credergli? Nonostante le sue teorie siano state sempre molto derise dalla comunità scientifica, comunque ci sono varie persone che oggi continuano i suoi studi, perché purtroppo lui è morto da poco tempo, e comunque secondo me
è sempre interessante leggere comunque delle teorie alternative, anche così come spunto di riflessione, per riflettere appunto sull'origine della nostra vita. E niente, spero di avervi incuriosito e ci vediamo al prossimo video. Ciao!